La bella Paola, con il nome di una donna, si distingue sulla mappa e chi arriva sul Tirreno deve fare qui una tappa. La ridente cittadina che dal mare arriva al monte, per il nostro capoluogo rappresenta un vero ponte. Il paese è assai famoso per Francesco, che è il suo santo e che un giorno sullo stretto navigò con il suo manto. Da vicino e da lontano tanta gente il 4 maggio viene a Paola da ogni dove per il suo pellegrinaggio. Con la chiesa di sotterra, il santuario, le fontane, si fa il bagno, si passeggia assaggiando cose sane. Le ricette calabresi per natura sono piccanti, ma è un sapore che conquista dai più piccoli ai più grandi. Ed infine, per concludere questa nostra breve rima, dedicata ad un paese con il nome di una dama, un consiglio a voi tutti arrivati qui per prima: visitatela e godrete della sua brillante fama.